Grazie innanzitutto a Michele, grazie al dottor Cisolo per questo libro. Il mio sarà un breve saluto semplicemente perché già Gianluca ha esposto brillantemente quella che è la posizione politica che noi dell'UDU portiamo avanti da anni. Sono un po' emozionato, non lo nascondo, sono emozionato per questo libro, perché all'interno di questo libro ci stanno 15 anni dell'UDU, ci sono raccontati 15 anni della nostra storia, come noi ci siamo approcciati al numero chiuso, come noi abbiamo provato a dare una risposta fin da subito, perché io questo ci tengo a dirlo. Con l'introduzione della legge 264 del 99, l'UDU ha fin da subito denunciato questo nuovo sistema. Il governo, ai tempi, ha fatto una scelta, ha deciso di accantonare gli studenti, porre gli studenti in una posizione di secondo piano, e qui avremo poi testimonianze che ce lo andranno a indicare, mettendo in primo piano invece una parte della società, gli ordini professionali nello specifico, stabilendo che loro dovevano avere voce in capitolo sulla quantificazione, sul numero di studenti che dovevano entrare all'interno del mondo universitario. Questa è stata la prima cosa che noi abbiamo denunciato già all'indomani della legge 264, ma che purtroppo non è stata colta né dalla classe politica, e questo è stato, diciamo, il primo problema, ma inizialmente, purtroppo, e questo lo devo dire con grande rammarico perché evidentemente c'è stato un problema della nostra organizzazione stessa, non siamo riusciti almeno all'inizio a far capire alla società civile dove stavamo andando, probabilmente perché la classe politica era stata talmente brava a cominciare a porre alla base del sistema talmente tante bugie, che sono state già ampiamente ricordate, che inizialmente la nostra è stata una battaglia quasi da soli contro tutti, anche perché siamo stati l'unica organizzazione studentesca a denunciare il fatto all'indomani. Ciononostante, seppur i primi anni sono stati complicati, lunghi, perché nonostante le nostre mobilitazioni, nonostante le nostre battaglie, non riuscivamo a scalfire il sistema, abbiamo trovato appoggio, e di questo sono felice, in questi due autori del libro. Ce ne abbiamo trovato appoggio in un avvocato, l'avvocato Monetti, e in un dottore, una voce fuori dal coro probabilmente. E questa è stata la marcia in più che ci ha accompagnato in tutti questi anni, anche se poi, come già è stato detto, un punto fondamentale è stato quel famoso anno 2007, quella battaglia che abbiamo intrapreso insieme con i ricorsi, e da lì è stato tutto un insieme di giornate, nottate passate insieme, e di questo devo ringraziare, oltre che all'avvocato, anche lo studio e chi, i collaboratori che da lontano hanno aiutato. Hanno aiutato noi dell'UDU a far passare il messaggio, a far capire che non eravamo soltanto una voce sola, singoli, ma eravamo un gruppo, e da un gruppo siamo diventati sempre di più, fino alla battaglia che abbiamo insieme effettuato quest'anno, perché io sono particolarmente legato al maxi ricorso che abbiamo presentato lo scorso novembre, innanzitutto perché è stato il primo che abbiamo fatto noi dell'esecutore dell'UDU, che ci eravamo appena insediati in prima persona, quindi come ha detto Mick, io sono delegato del numero chiuso, quindi ho vissuto in primo piano questa battaglia, sono entrato in contatto con i ricorrenti, telefonate, messaggi, mail, tutto il giorno, la notte, cercavo sempre di dare una parola di conforto, cercavo sempre di dire ce la faremo, e ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo permesso fino ad ora a più di 1000 studenti a studiare soltanto con un contributo di 10 euro. E questo è il punto di partenza. Io, andando alle conclusioni, da qui voglio ripartire. Ora è il momento giusto per smontare il numero chiuso, però è necessario l'aiuto di tutti voi, è necessario che la società civile se ne faccia carico, perché da soli non ce la possiamo fare, ma tutti insieme riusciremo a smontarlo, e io ne sono convinto. Grazie.